A Papa Sant'Elio Bellucci, uomo che ha saputo rendere viva la cultura e le tradizioni della nostra comunità. Cultura tradizionale a San Costantino Albanese, ricerche sul campo 1965-1973 è il libro che si presenta oggi a San Costantino Albanese. Siamo nel giardino antistante la Canonica, dove appunto verrà presentato questo importante volume di ricerche sul campo di colui che fu il papas del piccolo centro Arbres del Pollino Lucano, appunto Antonio Bellucci. Brevemente i contenuti del libro: tra il 65 e il 1973 il giovane papas Antonio Bellucci, originario di Frascineto, svolse il suo incarico pastorale qui a San Costantino Albanese, appartenente all'eparchia cattolica di rito bizantino di Lungro. Quindi il Papa ebbe così l'occasione di raccogliere una vasta documentazione sugli aspetti culturali, linguistici, musicali, locali, che appunto viene raccolta poi in questo volume che si presenta oggi qui a San Costantino Albanese. Quindi noi ascolteremo le interviste ai protagonisti. Il libro è scritto da Antonio Bellucci, il libro raccoglie i suoi appunti di allora, che sono stati quindi curati, ordinati dal professor Nicola Scaldaferri, etnomusicologo dell'Università di Milano, dalla dottoressa Maddalena Scutari, e quindi poi pubblicato appunto da Squilibri Editore. Noi assisteremo all'incontro moderato da Papas Giampiero Vaccaro, che è l'attuale appunto Papas di San Costantino Albanese. Ci saranno i saluti del sindaco Renato Iannibelli, l'intervento del vescovo di Lungro, Monsignor Donato Oliverio. Ovviamente sarà presente l'autore Papas Antonio Bellucci. Noi abbiamo realizzato delle interviste che vedrete, e ci sarà anche l'esecuzione di canti tradizionali Arbres. Antonio Bellucci, cultura tradizionale a San Costantino Albanese, ricerche sul campo 1965-73, esce per Squilibri, il libro che viene presentato oggi a San Costantino Albanese. Una battuta prima con uno dei curatori del volume, Nicola Scaldaferri, insieme a Maddalena Scutari, il dottor Nicola Scaldaferri, noto etnomusicologo dell'Università di Milano. Qual è l'importanza di un libro come questo, che riscopre dei documenti di diversi anni fa? Assolutamente, si tratta di una pubblicazione di materiali inediti, per la precisione dei quaderni di ricerca di Papas Bellucci, che è stato qui parroco per 8 anni, dal 65 al 73, e assieme, in parallelo alla sua attività di parroco, ha svolto un fondamentale ruolo di ricerca sul campo. Quindi diciamo ha coniugato quella che era la sua missione pastorale con
una ricerca, tra l'altro con dei criteri che all'epoca erano pionieristici, diciamo, anche dal punto di vista della ricerca antropologica. Quindi noi ci troviamo oggi ad avere dei materiali di fondamentale importanza, sia dal punto di vista del metodo di ricerca, ma anche proprio per la comunità di San Costantino, che in questo modo va a riscoprire una parte importante della propria storia. E quindi è anche importante che oggi siamo qui a presentare questo libro in occasione della festa importante della Madonna della Stella, con la presenza anche dell'attuale parroco, col sindaco, perché c'è un po' una presa di coscienza e una piena valorizzazione di questo testo all'interno della cultura locale. Veniamo all'autore del libro. Era la prima volta che lei si occupava di fare ricerche antropologiche e etnomusicologiche sul campo? Sì, avevo iniziato nel 1960-61 con la rivista Scesa del professor Ernesto Colichi, titolare della cattedra di albanologia di Roma. È lui che mi ha spinto alla cultura popolare. Ecco, pastorizia, telaio, credenze, e quindi venivo, quando sono venuto poi qui nel 1965 come parroco, giorno per giorno dovunque incontravo una persona e chiedevo che fai, che non fai, com'è il tuo mestiere, come si chiama questo, come si chiama questo, e veniva tutto il lessico, la nomenclatura, e veniva il mondo delle credenze, così come si viveva. Si beveva un bicchiere di vino, si scherzava e io andando accumulavo, recepivo questa cultura antica e la trascrivevo in questi quaderni che oggi sono preziosissimi e diventano patrimonio interessante, patrimonio dell'intera comunità. È una restituzione al popolo della propria cultura originaria. Certo, oggi ci confrontiamo con questa cultura che già c'è, sempre per abbellirla, per arricchirla, però consolidando sempre più i valori della nostra etnia, sia come Arbresh italo-albanesi e sia come Arbresh credenti di rito bizantino greco, queste due identità, questi due sentimenti di appartenenza che ci ricollegano al mondo balcanico. Ed è una cosa straordinaria, perché questo lembo di terra d'Oriente, San Costantino albanese, ha in sé un patrimonio di cultura secolare che oggi, grazie al contributo del nostro professore emerito Nicola Scaldaferri, viene documentato, viene registrato, viene codificato. E quindi veramente ringrazio il professor Scaldaferri, ringrazio l'amministrazione comunale che ha recepito il valore anche di questa pubblicazione e di tutto il popolo che mi ha aiutato. Soltanto un esempio, perché il tempo è molto limitato. Ve lo canto, anzi ve lo cantiamo insieme. E io mascio mitri, io mascio mitrito, e dei tuoi pani consiglia, veni tuo pani consiglia, e tomo un bis di aline, tomo un bis di aline. Tome doni tegna grute, tegna grun bilurme bot, tegna grun bilurme bote. Questo. Questo canto poi, quando è venuto il nostro professore, che ha ricostruito mirabilmente portando il gruppo a Parigi per il mondo, eccetera, io notavo che il canto in 7-8 anni si era trasformato in certe parole, anche nella musica. E difatti i canti UCAM registrati, poi io lo faccio avere al nostro professore. E la cosa bella che vi devo comunicare, per cui non mi farò mai, veramente grande. Allora un per noi, con un augurio, non è sempre via Emilia, e come non mi piace. C'è più noi nei matrimoni, buon signore. Ah, ci vuole il pensiero, San Maria il Tito. Dicta neve, nata di...
Nina Neve di Ascore, gli altri spiriti si tu curò. Che bello, per due angeli. Purora ish, gli altri figli, cusci avu, gli usotti ish. Dopo rice, origini e ogni albergo. Ti Brasilias, noi a te, se d'ogni bon capelli zenere, se te figu, schisce che. E l'audarmi di Sigini, grazie a Spazio Costantino, l'audarmi di Tanzono, se ti è de bon maior. Sono tre potenze di una cosa straordinaria. Ma devo finire con l'augurio, cioè, travolge tutti. Col martoccio, haiam, piam, donne, e dopo susdirne, grazie mille, grazie tanto gra, perché gli ampusticanti, cioè, vedi, io prepara, come buggere gli altri, e chiede tipo le altre tonalità. E lo si è come un proclama di gioia al mondo, a questo cielo meraviglioso, a quest'aria salubre, a questo clima, a questo ambiente, a questa serata. E roscitite, e roscidiete, e roscidite. Rovshi sai davshi vet, ashtu bëft shën mëria, ju bëft barë, gjithë shtëpia. Me shëndetë. Maddalena Scutari, co-curatrice del volume di Antonio Bellucci sulla cultura tradizionale a San Costantino Albanese, se non erro si è occupata degli aspetti prettamente linguistici del volume. Sì, esatto, il mio è stato un lavoro prettamente di trascrizione proprio del testo, nel senso che ho riportato fedelmente quello che c'era all'interno del manoscritto, attenendomi ovviamente a tutte le forme riportate dal Bellucci. È importante notare come il Bellucci provenga dalla una comunità della Calabria settentrionale e venendo qui ha riportato dei lemmi, delle parole tipiche della sua comunità e all'inizio infatti del manoscritto rinveniamo proprio delle le caratteristiche proprio della sua parlata. Successivamente però riporta anche i lemmi tipici proprio della parlata di San Costantino, quindi è bello anche, voglio dire, dal punto di vista linguistico mettere a paragone le due parlate. Quindi vediamo ad esempio che riporta parole come liopata, che appunto significa pala, che è tipica una parola tipica della Calabria settentrionale e che invece qui suona come liupata. Quindi vediamo ad esempio parole all'interno del manoscritto che cambiano dal punto di vista appunto fonetico. Quindi questo è stato insomma il mio lavoro, una trascrizione assolutamente accurata e fedele e ovviamente un bel lavoro importante e di spessore. McLuhan diceva che il mezzo è il messaggio stesso. Nella parlata di San Costantino Albanese, nella parlata al Brescia, c'è un messaggio che si può evincere dal modo di parlare? Sì, diciamo che San Costantino, io mi occupo di linguistica e questo che lei dice insomma mi lascia un po' perplessa, nel senso che San Costantino appartiene dal punto di vista linguistico a quelle parlate che sono assolutamente conservative, quindi vediamo appunto dal punto di vista linguistico come la parlata si conservi, come sia anche vicina per alcuni aspetti a quella dell'Albania, quindi assolutamente sì, io dico sempre che la cultura insomma dobbiamo preservarla, nessuno più di noi abbiamo questa ricchezza, quindi è importante che venga preservata. Stiamo per cantare i Cevini Sciormeria. E i Cevini Sciormeria, i Cevini Sciormeria. Yeah.
Signor Sindaco, oggi qui a San Costantino Albanese si presenta un libro importante sulla cultura tradizionale, ricerche sul campo del papà Antonio Bellucci dal 65 al 63. Diceva prima il Vescovo che non si tratta tanto di recuperare ciò che è stato perduto, ma ciò che è stato dimenticato. Sì, sicuramente Antonio Bellucci è una persona molto importante per ciò che concerne la memoria storica di San Costantino Albanese, perché lui prendeva gli appunti su tutto, sulla vita sociale, sulla vita culturale, su tutto ciò che era la vita del paese. Quindi Don Antonio Bellucci praticamente non ha fatto altro che documentare ciò che era il paese all'epoca, in quegli anni, ed è importante perché conoscere il passato significa poi affrontare il futuro con altri occhi. Parlando con la linguista, la dottoressa Scutari, che si è occupata appunto dell'aspetto linguistico del libro, io dicevo che secondo Marshall McLuhan è il mezzo stesso a volte il messaggio, quindi possiamo dire che molto spesso è la parlata il messaggio stesso. Che messaggio può venire dalla tradizione arbrescia di un paese come questo? San Costantino, dobbiamo dire che è uno di quei comuni arbrescia che ha mantenuto nei secoli usi, costumi, tradizioni, l'antica lingua soprattutto e il rito greco-bizantino. Quindi diciamo che noi abbiamo conservato queste tradizioni perché crediamo, perché siamo fortemente legati alla nostra cultura, alla nostra tradizione, e questo, ad esempio, un libro come questo qui non fa altro che rafforzare un po' tutto ciò che è la nostra cultura e che è la nostra vita. E oggi noi ci impegniamo davanti a tutti, in qualità di tutte le generazioni, di mantenere vive e vivere le tradizioni del nostro paese e mantenere viva l'identità arbrescia. Quindi oggi abbiamo pensato di dare un piccolo ricordo di questa giornata, una targa ricordo per questa giornata. Le ragazze porteranno le targhe. A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Donato Oliverio, grazie e un abbraccio in parole, grazie per Papa Giampiero, è un dono che ha portato gioia nella nostra piccola comunità. Grazie, veramente inaspettata. Voglio solo dire che quando una comunità cammina bene, la Chiesa si edifica e cresce. Siamo tutti contenti. Una piccola nota: noi ci siamo firmate Zo come il coro Las Divinas, perché è un modo, diciamo, noi scherziamo con Zo, ci chiamiamo il coro Las Divinas, quindi troverete scritto nelle targhe il coro Las Divinas. A Papa Antonio Bellucci, uomo che ha saputo rendere viva la cultura e le tradizioni della nostra comunità. Giampiero Vaccaro, caro Zotti, il tuo entusiasmo si è travolto e crescente, fortificando il rapporto tra diverse generazioni. La pazienza è amara, ma dolce il suo frutto, e noi ne siamo l'esempio. Nana.
Cantami e vai a nare, mi vede sempre. Cantami e vai a nare.
Bravissimo.